È iniziato il conto alla rovescia per l'Aqua Adventure Park mezza maratona del VCO, che quest'anno avrà anche una finalità benefica. Infatti il ricavato della risottata che viene fatta per tutti gli atleti a fine gara andrà proprio per progetti benefici. Sì, visto il successo dell'anno scorso che abbiamo avuto con il risotto, abbiamo pensato di riproporlo anche quest'anno. Ci avvaleremo, come l'anno scorso, dei cuochi e degli allievi del Formo, la scuola alberghiera di Villa d'Ozzola, e prepareremo il risotto per tutti gli atleti e per tutti gli accompagnatori. Il risotto è offerto dall'organizzazione, però quest'anno abbiamo pensato di devolvere qualche cosa alle associazioni benefiche, quindi chi vorrà potrà fare una piccola offerta, anche un euro, due euro, quello che vuole, che poi verrà devoluto all'associazione Kenzio Bellotti. A cucinare e a servire il risotto saranno gli allievi del Formont. Che risotto mangeranno? Chi parteciperà alla mezza maratona? Sì, è un risotto giallo allo zafferano. Cerchiamo di usare lo zafferano nostro qua della zona, per cui quasi tutto a chilometro zero, per valorizzare appunto i nostri prodotti. I nostri ragazzi cucineranno circa 800 porzioni di riso con il nostro supporto, e secondo me sarà un ottimo risultato. Non resta che assaggiarlo questo risotto. Beh, noi vi aspettiamo numerosi e ringrazio l'associazione che ci fa partecipare a questo evento, ci dà l'opportunità di metterci in mostra con un risotto che è un piatto sempre delicato. Risotto che sarà cucinato in questa padellona, quali sono le sue caratteristiche? Allora, innanzitutto la lavorazione, sono stati utilizzati 2500 kg di sabbia refrattaria, è stato colato l'alluminio fuso a mano ed è nata la padellona che ha un diametro di 180 cm e pesa 180 kg. Quindi per quanti si può cucinare il risotto qui? Tranquillamente un 700 porzioni di riso. E non resta che anche per voi venire a assaggiarlo, eh? Assolutissimamente sì, non mancheremo.